piace tutto di tutti. In collaborazione con... Non poteva mancare la tua fragranza, questa opening, questa sera, questo bar straordinario. Che un bel bar veramente, sono stato invitato dai proprietari che sono amici miei da tanto tempo e giustamente anche che ho lavorato fino a tardi ho detto no, ci devo arrivare perché meritano un passaggio a volo e anche perché sono stati così gentili ad diciamo ospitare anche i miei profumi e mettere in evidenza i miei marchi. Un profumo sotto l'albero. Sicuramente. Un profumiere, quale, un maschile o un femminile? Un femminile sempre della linea I Matti, da uomo e da donna solo Eminence. Solo Eminence. Cioè, ma questo profumo, queste fragranze. Ma lui mi prende sempre perché noi giriamo un po' il mondo, no? Con lui, quindi nella moda e quindi si sente la fragranza. La fragranza quando è di nicchia, quando è un prodotto esclusivo, che non è massificato, non è di marca. Com'è? Di larga distribuzione, ma è un qualcosa che è creato appositamente per voi. Ecco, lui ha creato qualcosa per noi, io stasera l'ho assaggiato e lo vado a comprare immediatamente. Perché... Io ho avuto già un'anteprima, già qualche mese fa lui mi chiamò nella sua azienda, disse Alfredo arriva perché c'ho una fragranza nuova e mi ha regalato i matti. Anche la confezione è molto bella, nera, black. Noi se curiamo dal packaging alla fragranza, perché innanzitutto... Il packaging è quello che attira il consumatore, poi alla fine l'essenza è quella che... E poi possiamo dire la fragranza. E la fragranza è quella che... Esatto. No, acchiappa. Possiamo dire. Anche se non acchiappiamo niente. No, ma acchiappa. A tra poco, rimanete con noi. Ciao. Enzo, questa sera parte un'apertura di un lounge bar qui a Casoria. Esattamente, sì, i proprietari sono dei miei amici e hanno investito molto in questa cosa e devo dire che ho grossi risultati perché come avete avuto modo di vedere, di constatare con i bellissima nostri, struttura. Una bellissima struttura, curata in ogni dettaglio, avete potuto vedere voi stessi gli spazi ampi, la cura per ogni piccolo dettaglio che hanno avuto in questo... Anche ben... diciamo situata, due passi sì. Diciamo dalle strade dell'asse mediano qui a Casoria. Punto veramente strategico possiamo dire, raggiungibile sia dall'asse mediano sia dal centro di Casoria, vicinissimo Napoli, quindi tutti i nostri auguri a questa nuova. Hanno anche un buon caffè. Buonissimo. Vedo il marchio, un brand di eccellenza, caffè del professore. Come ti dicevo, hanno veramente curato tutti i dettagli dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista di qualità dei prodotti. Una serata veramente spettacolare, Gianluca Manzieri, Radio Marte, tanti amici e posso dire tutto in famiglia? Certo, sì, ci siamo avventurati in questo progetto perché ci piace molto la struttura, la posizione, diciamo che questi sono anche i locali del momento per i giovani. Lounge bar, vero? Sì, lounge bar. Ma chi è lo zio e chi è il nipote? Lo zio e il nipote? Lo zio è mio nipote. E io sono il nipote, sì. Ma voglio dire, investire poi in un bar, poi il nome, un nome particolare. Il nome è Brighter perché è luminoso, infatti se ci guardiamo intorno è un locale luminosissimo. C'è bella gente, si mangia, c'è la ristorazione anche, piccola ristorazione. Sì, si mangia, la sera lounge bar, crafferia, cornetteria. Gianluca Manzieri sarà ospite quasi fisso con Radio Marte. Certo, sì, saremo sempre su Radio Marte.
Luca Manzieri. Che serata, bellissima. In veste di DJ. In veste di DJ negli ultimi... Non ti conoscevo in veste di DJ. No, ho cominciato facendo il DJ proprio con i dischi in vinile, hai visto, hai fatto le riprese e devo dire che mi sto divertendo moltissimo. In questi ultimi scampoli di carriera sono tornato a fare il mio primo lavoro, quello di DJ, quello di DJ. Rimane il lavoro più bello del mondo, sai che i grandi, i vari Renzo Arbore, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, è stato un grande DJ, i grandissimi Cecchetto, loro sai cosa dicono? Dicono chi nasce DJ, non scherzo, lo dicono veramente, chi nasce DJ prima o poi ritorna a fare il DJ. Quindi io dopo tanti anni di teatro, spettacoli, cabaret e quant'altro, continuo a fare il mio mestiere, insomma quello della radio, e sono tornato a fare il DJ, e devo dire che è una cosa bellissima, mi riempie il cuore di gioia, e poi vedere le persone che ballano davanti a me è bellissimo. Ma poi questa apertura di questo lounge bar qui a Casoria, veramente molto bella, molto elegante. Guarda, tutto bianco, tutto illuminato. Alfredo, guarda, io dico una cosa, ci conosciamo da tanti anni, tu sei un grandissimo professionista, sai bene che oggi investire è una cosa difficilissima. Questi ragazzi qua, si chiamano Carmine e Francesco, hanno creato un lounge bar bellissimo, non bello, bellissimo. Vi invitiamo a venire qua. Aperto tutti i giorni? Tutti i giorni, anche tutti la giorni. Notte. Anche la notte, sempre, c'è la possibilità, grafferia, cornetteria. Insomma, il classico lounge bar, è possibile fare di tutto e di più, ballate, vi divertite, mangiate. Certo, spesso e volentieri ci sarò anch'io, Radio Marte, Gianluca Manzieri nei panni del DJ Pandemonio. Altro Alfredo, lo dico, è al momento la forma di spettacolo che funziona di più. Lì dove tutti i cabarettisti hanno un po' stancato, c'è un Gianluca Manzieri che è tornato a fare il DJ e funziona alla grande. Torna la tua musica intanto da Casoria, da questo bar straordinario, questo lounge bar. Allora, si trova in via Pietro Nenni a Casoria, Brighter. Ancora una volta auguri da parte nostra a Carmine e Francesco che sono i proprietari. In bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Ciao.